mi avete preso di sorpresa. Riprendiamo il nostro Dorian Gray Show, siamo sempre dalla discoteca Costa Rubai di Fontana Liri e riprendiamo le nostre interviste. Stavo parlando con Gianni. Allora, abbiamo parlato di jazz e ricordiamo però ai nostri telespettatori che esiste un altro punto di riferimento, un'altra istituzione nella nostra provincia che è Atina Jazz. Purtroppo avevo invitato l'avvocato Fortuna insieme ad altri esponenti, però per questione di lavoro, perché fa l'avvocato, insomma, non è qui con noi. Allora, che possiamo dire di Atina Jazz, Gianni? Ma mi sembra che Atina Jazz abbia come invitato il fior fiore degli artisti negli anni scorsi. Non so quale sia la formula o la prospettiva, il percorso che vuole imboccare adesso. Certo, dopo aver avuto personaggi tipo Ceccoria e tanti altri di quella levatura, si pone un problema di formula, come si pone d'altra parte per il Liri Blues Festival. Il Liri Blues Festival allo stato attuale ha un pubblico su 8 serate di circa 80.000 presenze, però noi abbiamo capito che questa formula, così com'è, ha raggiunto il suo massimo, secondo la nostra modesta valutazione. E mi fa piacere notare che esistono delle sinergie in questo territorio. La Prologo di Isola Liri organizza un'estate incredibile, lunga, incredibilmente lunga. Io non voglio parlare di risultati, non devo essere portavoce o difensore di altri, ma è un evento molto lungo e molto faticoso. La provincia sta svolgendo, indipendentemente dalle attività prettamente musicali, tutta una sua progettualità che adesso sentiremo l'assessore, che amplia la portata, non è più il contingente, si incomincia a guardare ad una certa distanza. Per quanto riguarda le attività musicali, nello specifico del Liri Blues, noi da anni pensavamo che dovessimo attraversare l'Atlantico e stabilire un rapporto, avevamo fatto dei primi passi. Nonostante ci siano stati ritardi, a New Orleans sono cambiate amministrazioni, abbiamo ricucito, rappezzato, ricollegato. Siamo andati per seminare 100 e siamo stati aiutati, abbiamo colto il momento giusto e abbiamo riportato 1000. Noi abbiamo allo stato attuale la disponibilità incondizionata della persona che ha organizzato l'insediamento di Clinton, Mark Morial. Ha organizzato l'insediamento di Clinton, la cerimonia del 20 di gennaio. New Orleans è una città che organizza circa 180 eventi, ne cito uno a caso, 20 giorni di, lo chiamano Campo Jazz con Wynton Marsalis. Che è venuto una volta a Frosinone, me lo ricordo, era esattamente, molti anni fa, esattamente. Al Nestro di Frosinone. Noi adesso ci stiamo tutti nel proprio ambito cercando di muovere secondo una logica diversa e c'è una straordinaria assonanza tra quello che sta avvenendo in seno all'amministrazione provinciale, per quello che riguarda gli operatori locali e in questo caso per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Isola Liri, che è stata sensibile a prendere effettivamente questo aereo e dire andiamola a vedere questo gioco, se è possibile farlo o no. E devo... Quali sono state le emozioni che hai provato a New Orleans? Le emozioni sono straordinarie. Allora, io sono già stato a New Orleans, sono semi adottato dalla famiglia di Alvin Battiste, che è il presidente di questo centenario di Sidney Bechet. Battiste è una sorta di santone a New Orleans. È amico del cuore di Alice Marsalis, il padre di tutti i Marsalis, e insegna alla Southern University a Baton Rouge. Però quando noi siamo arrivati, noi pensavamo di avere montato bene questo incontro, abbiamo trovato dall'altro lato gente che lavora in maniera estremamente seria. Noi abbiamo trovato le cose più appariscenti, tipo limousine, direttori e responsabili dell'aeroporto, l'assessore alla cultura di New Orleans, dopo 4 ore di attesa, perché siamo rimasti bloccati per la neve a Chicago. Il console italiano ha atteso 4 ore il nostro arrivo. Non lui parla molto bene americano, perché mi sembra che tu sei... Ma io sono super partes, perché a questo punto ho tre cittadinanze. Sono italiano di nascita, canadese d'adozione e con la cittadinanza onoraria di New Orleans ormai... A 360 gradi. Non posso più essere di parte. Però dicevo,
L'attenzione che è stata dedicata a questa delegazione, un po' perché hanno interessi oggettivi su questa cosa, un po' perché esisteva un senatore della Repubblica che ci aiutava a creare questo cuneo importante, che poi era poi il senatore Mario Acchetti, che è il sindaco del comune di Sora. Di Isola Liri. Di Isola Liri. Sora. Ma sarebbe ora che superassimo anche questi micro conflitti. Ci avviamo verso il federalismo, sì. Via. Quindi c'è stata un'attenzione per questa delegazione straordinaria. Noi abbiamo avuto in un solo giorno conferenza stampa ad altissimo livello, cerimonia curatissima nella sala del sindaco, ricevimento ufficiale alla sera con personaggi dello Smithsonian Institute, che è il massimo, la massima per capire, insomma, certo. Tutti gli spartiti di Ellington, di Count Basie, di Charlie Mingus e adesso di Ella Fitzgerald sono presso la Smithsonian. Personaggi di questo calibro. I musicisti che suonavano Dixieland erano tipo Dr. Michael White, che è il clarinettista di Wynton Marsalis, per dire, cioè, questa gente ha puntato seriamente su questa operazione. Nel pranzo di lavoro, oltre al senatore Maiocchetti, il console generale d'Italia a New Orleans Di Sante, noi c'erano assessore alla cultura, addetto agli affari internazionali, addetto agli affari economici, addetto ai flussi turistici, addetto alle documentazioni video ed audio, filmati e così via. Cioè, questi capiscono bene che esiste un mercato verso cui loro possono mandare flussi. Noi stiamo seriamente affrontando il problema di ricevere flussi da questa parte. Perché? Perché noi abbiamo delle bellezze, si tratta di articolarle, di metterle insieme, e qui ritornano gli enti locali, le amministrazioni locali, comunali per le loro competenze, le amministrazioni provinciali per le loro, e da questo gioco di squadra esiste un potenziale che utilizza l'istanza dell'Iri Blues, ma il discorso qui deve assolutamente aprirsi alla media valle dell'Iri, sicuramente, ma se pensiamo ad una ricettività di flussi turistici, dobbiamo incominciare a pensare da Fiuggi a Cassino. Quindi. Noi non abbiamo poco. Notevole, insomma, anche noi dal non punto abbiamo di vista, poco. Sì. Cassino ha, insieme a Subiaco, l'inizio del monachesimo. Certo. Arpino ha tre personaggi storici che sono ultra conosciuti altrove. Le nostre strutture architettoniche cistercensi, le abbazie, le certose e così via, sono importanti. E poi abbiamo una posizione strategica, cioè noi stiamo a un'ora e un quarto da Napoli e a circa un'ora da Roma. È facile organizzare un flusso di 8 giorni spostando 2 giorni a Roma, 2 giorni a Napoli e il cuore qui. Ti fermo qui, quindi un evento importantissimo, mi fanno la regia cenno, c'è un... che adesso che cosa c'è, Yuri? E che c'è? Abbiamo interrotto un discorso interessante, dobbiamo mandare la pubblicità. Sì.